It's another chill day in Jerusalem, that's it. Questi video, come avete visto, sono girati a Silwan, è un vicinato arabo, nella zona di Gerusalemme Est. E qui ogni venerdì, puntualmente dopo le preghiere pomeridiane, ci sono delle rivolte da parte della popolazione palestinese contro le forze israeliane. E a volte ci sono situazioni molto tese e pericolose, come avete visto nella prima parte del video. La maggior parte delle volte però le rivolte sono semplicemente dei piccoli gruppi di giovani palestinesi, bambini col volto coperto, che arrivano, lanciano qualche pietra e si disperdono, vengono lacrimogeno, tornano a casa se i soldati non si presentano. E qui, qualche mese fa, ho iniziato a raccogliere immagini di conflitto per un'agenzia israeliana. E quindi ogni venerdì mi sono recato sul posto con la mia maschera antigas, elmetto e macchina fotografica. Però dopo un po' mi sono accorto che quello che veramente mi interessava non erano tanto i palestinesi che lanciano la pietra o il soldato che spara la lacrimogena o la granata, che sono stati visti e stravisti, ma un elemento che di solito non vediamo e spesso tolto dall'immagine, che è il fotografo. E quindi un po' per interesse personale, un po' per formazione professionale, che ho studiato anche antropologia all'università, ho iniziato ad osservare noi fotografi come gruppo, le dinamiche del gruppo e degli individui stessi. E ho cominciato a pormi domande sul nostro ruolo in queste situazioni, su come la nostra presenza possa influenzare gli eventi a cui partecipiamo e su come avviene il processo di creazione dell'immagine di conflitto. Questa foto è un esempio di quello che il mercato mediatico richiede da noi. È drammatica, c'è del fumo, ci sono elementi di fuoco, c'è questa posa di sfida, sguardo arrabbiato verso un probabile nemico. E questo è quello che dobbiamo creare se vogliamo vendere. E questo però porta anche molti fotogiornalisti a cercare questa drammaticità anche quando la situazione manca di drammaticità. E questo progetto quindi è un intento di giocare con la creazione e la distruzione della drammaticità, e rompendo il tabù del fotografo invisibile e includendolo nell'immagine, mostrando quindi come la massiccia presenza dei media porta il conflitto a diventare una sorta di show, cui il fotografo è un attore e dà il suo ruolo. Questi sono dei soldati israeliani in azione durante le rivolte. Ancora creazione e distruzione della drammaticità, includendo il fotografo, che mostra una situazione che sfiora l'ironicità. Ancora un ragazzo palestinese che lancia con la fionda contro i soldati italiani, si protegge dietro un cassonetto e includiamo un fotografo. Questi sono dei ragazzi israeliani palestinesi che hanno creato un blocco sulla strada con dei materiali infiammabili, e questo offre anche degli effetti speciali stile Hollywood molto belli per gli obiettivi. Da notare che macchinari del genere hanno la loro influenza sui soggetti che ritraggono.
non passano inosservati. Basta che pensiate a un semplice esempio di scala ridotta: se prendete una piccolissima macchina fotografica col telefono, la puntate verso qualcuno, cosa fa? Non se ne resta di fermo, molto probabilmente vi sorriderà, farà qualcosa. Però immaginate il tutto ingrandito con un gruppo di fotografi che vi arrivano con elmetti, maschere antigas, minimo due macchine fotografiche molto grandi a testa, e vengono lì per fotografare quello che fate voi. Non ve ne state di fermeggiare i pollici, qualcosa sicuramente dovete fare. Questa è un'altra scena che ci piace molto nei fotografi e nei media, perché molto racchiude simbolicamente tutto il concetto del conflitto, che è quando qualcuno brucia una bandiera per mandare un messaggio, e il modo migliore di farlo è davanti a un obiettivo. Infatti davanti a loro non ci sono soldati, ma ci sono io. Fotografo e manifestante dell'opera. Ci sono dei fotogiornalisti che salutano dal vivo sul campo. E ho cercato di studiare appunto le dinamiche di questo gruppo, che mi ha molto incuriosito, perché sono arrivato, avevo il privilegio di essere sia un interno al gruppo in quanto fotografo, e sia un esterno in quanto nuovo fotografo, e ho potuto osservare quindi le dinamiche di questo gruppo, in cui si creano vere e proprie gerarchie e ci sono dei pattern che si ripetono. Sono molto interessanti a livello umano capire bene come noi fotografi funzioniamo in queste situazioni. Questo è un soldato israeliano che cerca di allontanare i fotografi dalla scena per non intracciare. E questo fotogiornalista sta tenendo una cipolla davanti al naso perché elimina gli effetti dei lacrimogeni. Si respira vicino, gli si è rotta la maschera antigas. Il fotografo esausto prende una pausa su un divano che ha trovato su un tetto. Qui ancora creazione della drammaticità e tensione nell'immagine con un soldato che non fa altro che guardare la scena, che comunque, sì, ripeto, è molte volte ironica. E concludo con questa immagine della serie, che secondo me racchiude un po' tutto il concetto di questo progetto. E qui vediamo un fotografo, un fotogiornalista palestinese musulmano, che prima delle rivolte raggiunge, prende parte nelle preghiere pomeridiane, mette da parte la macchina fotografica e la maschera antigas. Questo per dire che dietro le nostre macchine ci sono comunque persone che non sono invisibili, che prendono parte agli eventi che fotografano e che hanno il loro ruolo nel conflitto. E con questo progetto ho due obiettivi. Il primo è quello di dargli visibilità e creare una sorta di sensibilizzazione del pubblico, che deve cercare di attuare un'analisi critica, una lettura critica delle immagini che gli vengono, diciamo, rifilate ogni giorno, per capire come vengono prodotte. E anche per alcuni fotografi cercare di pensare di più alle implicazioni che la nostra presenza ha in queste situazioni. E il secondo progetto, il secondo obiettivo, è quello di ampliare questo progetto e di vedere se la situazione è simile anche in altre zone di conflitto come Pakistan, Afghanistan o altri paesi arabi in cui ci sono state e ci saranno rivoluzioni. Spero vi sia interessato, grazie per l'attenzione.